Killers of the Flower Moon, un titolo bello, originale, certamente in controtendenza. Whose land is this? My land. Di Martin Scorsese. Allora, se in questo periodo umiliante per il genere umano mi è difficile fare dei video che parlino di cinema quando stanno massacrando un popolo inerme. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Mi domando come chiunque abbia un minimo di visibilità, a non dire la sua, perché comunque ognuno si occupa delle sue cose, ma nel contempo si nota che molte persone sono stanche di questo schifo israeliano. La connessione è abbastanza evidente perché il film di Scorsese parla dei soprusi e più precisamente di ciò che il potere fa nei confronti dei più deboli e ancora più precisamente nei confronti di chi è a casa sua. Well, we mix these families together and that estate money flows the right direction, it'll come to us. Sono Mikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. E arrivando nel vivo di questo film, so che dovrebbe essere stato candidato a 10 Oscar e le premesse sono immediate ed è inevitabile. Neanche un Oscar dovrebbe vincere questo film. Ecco perché la premessa è inevitabile, perché diamo per scontato che gli Oscar fossero un terreno di gioco onesto, valido, e come dovrebbe essere noto, da 30 anni a questa parte gli Oscar sono una farsa, da che i premi sono anche marketing e via discorrendo. Ma non è solo questo. Ci tengo a dire cosa? A dire che film come questo di Scorsese dovrebbero essere ciò che rappresenta il minimo sindacale di cosa è cinema. Provo a spiegarmi. È noto, per chi ha interesse di quello che dico su questo canale, che ci sono i filmofili e ci sono i cinefili. C'è il cinema e ci sono i film. Non che ci siano delle discriminazioni se non a livello di focalizzare bene qual è la problematica, perché il film è un intrattenimento e ha delle sue non scritte regole. Il cinema incomincia a essere un'espressione più alta, di caratura forte, inevitabilmente anche autoriale, e soprattutto se volessimo tirare fuori dei parametri al volo, il cinema si distingue principalmente attraverso delle fasi che sono le seguenti: 1. Non vuole mai convincere il pubblico. 2. Non vuole mai imboccare il pubblico. Non cerca di convincere nessuno, perché questa dovrebbe essere l'arte, altrimenti non è arte ed è puro marketing. Cosa significa? Che il cinema non è fatto anche per speculare? Forse DiCaprio non guadagna milioni di dollari, Scorsese, la distribuzione, la Apple che è dentro alla produzione? Certo che sì. Quindi stiamo parlando in una misura dove il compromesso comunque è concernente tutti i profitti, ma dove l'arte comunque rimane cinematografica. A dire cosa? Che questo film non vuole mai essere ammiccante, non vuole mai essere furbo e vuole raccontare qualcosa attraverso l'occhio dell'autore e anche di tutte le maestranze in un modo intelligente, valido, professionale. We have so many deaths we've lost count. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Insomma, tutti gli escamotage, le furbate, le minchiate studiate a tavolino psicologiche sono messe al bando. Ma perché non dovrebbe vincere Oscar questo film? Perché, ribadisco, questo dovrebbe essere lo standard di un qualsiasi film. Un film che si prende i suoi tempi, perché una storia del genere non può essere raccontata se non almeno in 3 ore. E oggi, per fare un film al cinema in 3 ore, non si può, a meno di eccezioni, e sappiamo benissimo quali sono. Se sono super, mega, iper film commerciali di merda, come ad esempio Avatar, è ovvio che i film possono durare anche di più, ma perché hanno la garanzia di un introito
mentre l'autore che si impegna a raccontare qualcosa che è veramente un tarnallotto, sapere se funziona, col cazzo che ti danno la possibilità di fare filmoni del genere. Oggi come oggi, nel bene e nel male, il fatto che Martin Scorsese possa appoggiarsi a queste piattaforme per chiedere soldi e produrre, fare anche film che vuole fare lui, ci porta a questi risultati, perché questo film fosse stato distribuito canonicamente, col cazzo che gliel'avrebbero fatto fare a Scorsese, così come col cazzo che avrebbe fatto Irishman, o come cavolo si intitolava. Bene, allora cosa succede? Intanto velocemente il racconto, la trama di questa storia. Siamo negli anni 20, siamo dov'è? Oklahoma, ci sono i nativi americani che hanno il loro territorio dove il petrolio sgorga a fiotti, ovviamente attira tutte le brame dei potenti di turno. Like buzzards circling our people. Ma questi nativi americani hanno diritto a guadagnarci, infatti sono ed erano in quel periodo il popolo più ricco della terra. Attenzione a queste informazioni. E un come lo vogliamo chiamare, un personaggio furbissimo, forse tra i migliori cattivi della storia del cinema, our war hero has arrived, che è Robert De Niro, è una sorta di sceriffo, di uomo che ha a cuore il popolo dei nativi americani e vede di loro, gli costruisce le strade, gli ospedali. You made a good choice coming back here. This is your finest. Fa in modo che vivano bene, quando in realtà il suo scopo è appropriarsi di tutto e di ogni cosa, compresa l'uccisione di tutti i nativi americani che sono di ostacolo a questa sua pianificazione. Sono di ostacolo perché? Non perché gli sarebbero contro direttamente, ma perché il territorio, che ovviamente si muove attraverso eredità e di possiamo dire di sangue in sangue, di figlio in figlio, l'unico modo per portarglielo via è quello di ibridarlo attraverso i bianchi. E cosa significa? Significa che l'uomo bianco va lì, si sposa alle native americane e poi piano piano eliminano tutti coloro che dovranno essere legittimi proprietari fino a che diventa un'oligarchia, come ben sappiamo. Questa è la storia. DiCaprio è un reduce idiota nel senso del personaggio della guerra, che è un ingenuo fondamentalmente, uno che sì e no a malapena riesce a leggere, un analfabeta funzionale fondamentalmente, quelli che oggi ci circondano. È zotico, ma anche in altri tempi. I do love that money, sir. E il nostro Robert De Niro, essendo lo zio di DiCaprio, approfitta. Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Per fargli sposare la pelle rossa, detto per capirsi di come loro individuavano questi personaggi, di turno. A che la cosa funziona e dopo ha una scadenza. Questa è la storia. E i tramacci, le vicende, gli assassini e tutta la lotta di potere si basa su questo, su questo soggetto, su questo plot, su questa trama. Allora, tornando a Scorsese, divido su diversi livelli questo cinema, perché comunque è cinema, non è film, ed è cinema di alto livello, ma non di altissimo livello, è di altissimo livello come produzione, come messa in scena, per costi, quello sì. È un tema scottante che viene fotografato in modo intelligentissimo, originalissimo. Allora, in questo senso, quest'opera, non 10 Oscar, dovrebbe vincerne 100 di Oscar. E dico veramente, non per usare iperboli, dovrebbe vincerne 100. Perché come tratta il tema Scorsese, come vuole raccontare questa cosa, cioè quello che sulla carta lui ha deciso di mettere in scena, è superbo ed è una lezione. La cosa che è magnifica è la scrittura del cattivo, cioè di Robert De Niro, non mi ricordo il nome del personaggio, perché questo cattivo noi sin dalle prime ci è difficile identificarlo, e questo è un atto di scrittura intelligentissimo, perché Martin Scorsese cosa fa? Ti mette nelle condizioni, proprio come per DiCaprio, che è suo nipote, di non capire effettivamente qual è la morale di questo personaggio. Noi mano a mano lo comprendiamo ed è lì il pugno nello stomaco. Perché?
La cosa intelligentissima è che Scorsese ci mostra come il potere, la sovrastruttura di turno, agisca facendo del bene, e mentre fa del bene il suo atteggiamento è profondamente, il suo atteggiamento, i suoi atti, tutto ciò che si muove è profondamente diabolico. DiCaprio qui è grottesco, è una maschera che dall'inizio alla fine del film la sua espressione è questa, al di là del fatto che io non sono bello come lui, la sua espressione è questa. Ma veramente a ridicolizzare una prova attoriale che comunque DiCaprio in molti frangenti di questo cinema è pazzesco, è grandioso. Su tutte, la scena al tribunale, al processo, quando decide di nuovo di testimoniare contro lo zio, l'interrogatorio dove lui risponde con dei semplici yes, attenzione, l'ho visto in lingua originale, c'è la cadenza americana, quella che è anche fastidiosa, ma quello è, quindi il doppiaggio non lo contemplo neanche, che sicuramente ha edulcorato tutta la questione. E lì DiCaprio è mostruoso, è veramente magnifico. Diciamo che come interpretazione meritava più DiCaprio che non Robert De Niro, che alla fine fa sempre lui, è sempre lui, è il cattivo di Quei bravi ragazzi messo in questo film qua di Martin Scorsese. Però come scrittura, come personaggio, come complessità è superiore il personaggio di Robert De Niro, perché Robert De Niro è scritto che è una favola e i dialoghi in questo film sono strepitosi. The time is over. It's gonna be another tragedy. In realtà Martin Scorsese è uno di quei pochi maestri che invece di evolvere, involve. Cioè lui più diventa bravo a fare le cose, più si fissa a fare quelle cose là. Questo film non dà la minima sensazione di continuità. Non è il problema la lunghezza, è che ogni sequenza è cazzo che figata questa sequenza, cazzo che momento questo momento, bellissima questa situazione, questa sequenza è terribile, girata magnificamente, le interpretazioni, ma è un continuo tassello, in tassello, in tassello, in tassello, ma il continuum non c'è. Non c'è come in un film fenomenale di Scorsese come Il sottovalutatissimo, anzi non sottovalutatissimo, dimenticato. È L'ultima tentazione di Cristo di Scorsese, quel film là dovete vederlo, di Scorsese. Non è Taxi Driver, non è Quei bravi ragazzi, non è Casino o Casino, a seconda di come lo si vuole leggere. Cioè, in questo film Scorsese ha una maestria pazzesca nel fotografare di volta in volta la tragicità degli eventi, ma il film è una serie infinita di scene spezzate una dietro l'altra. Non mi ha mai agganciato. Qui adesso faccio un parallelo veloce, che l'ultimo film di cui ho parlato è stato Il ragazzo e l'aerone di Miyazaki, di cui ho detto e di cui è e la colonna sonora una merda, inteso di musiche, e che gli intellettuali, infatti, a riprova avevo azzeccato, vanno dicendo che è una colonna sonora minimale, invece è una colonna sonora di merda. Io ho detto le colonne minimali, le musiche minimali, le colonne sonore minimali esistono e sono una figata. Eccola qua, è arrivata puntuale in questo film. Se volete avere prova di che cosa significhi la colonna sonora dalle musiche accennate, minimali, che dicano la loro e che non sono note cagate che vengono giù perché sei un incompetente e non hai idee, eccola qua. Nell'ultimo film di Scorsese c'è la colonna sonora minimale di cui ci si può innamorare, perché è magnifica, perché non è didascalica, perché il motivo, il suo trasporto è ipnotico, ma il suo grado di vogliamo dirlo di melodia, che non è una melodia, il suo grado tribale si aggancia alle vicende, ma non vuole essere romantico, non vuole inneggiare al come tantissimi film che, se parlano dei nativi americani, giocano su queste cose in maniera infantile e ridicola. Eccola qua, una colonna sonora minimale, dagli equilibri e dalla presenza nel volume
che segue le tracce della storia in maniera perfetta. Eccola qua. Quindi abbiamo anche la prova. Quindi Miyazaki, di nuovo vai a fare in culo col tuo film di merda e con la tua colonna sonora di merda. E torniamo a questo film di Scorsese. Questo film di Scorsese è da vedere. È da vedere perché ci sono tanti di quei pugni nello stomaco che addirittura, quando noi sappiamo anche cosa accadrà a quel personaggio, perché sappiamo che lo stanno andando ad ammazzare, stiamo parlando di Scorsese e la sua peculiarità, lo stesso rimaniamo travolti e angosciati dal grado di terribilità. Ed arriva un altro fattore importantissimo e coraggiosissimo di Scorsese, perché dietro a questi eventi c'è la massoneria di merda. Perché cosa fa Scorsese? Non ti costruisce una trama che mano a mano ti introduce gli eventi, ed è questo che dico quando parlo di cinema e non di film. Quindi io ti porto in quel mondo e sei tu che devi essere sveglio e attento, perché io rispetto lo spettatore, riconosco la sua intelligenza. Non ti devo dire dove tu devi indignarti o non indignarti. Ed è qui che Scorsese ti porta dentro il male, proprio il male, la malvagità. Ma proprio il male detto con tutte le lettere maiuscole. E vediamo che il nostro De Niro è un massone di merda che deve raggiungere il suo 33° grado e quindi a un certo punto è ostacolato dal dietrofront di DiCaprio, che è stato preso, tra virgolette, con le mani nel sacco, e l'FBI sta dietro. I was sent down from Washington DC to see about these murders. See what about them? See who's doing it. Poi la storia, non mi sono documentato su come sia andata a finire. Ci sono soluzioni visive in questo cinema di Scorsese che sono strabilianti, e su tutte, ma proprio su tutte, ed è oggettivo, la decisione del finale. The rest of your life. Se oggi, ma proprio oggi, nel 2024, in questo gennaio, ha senso parlare di questo film, l'ultimo di Scorsese, ha senso profondamente per quello che sta accadendo in Palestina, sulla disumanità, sulle ideologie. Quindi se lì abbiamo la massoneria che poi... We got to take back control of our home. Da quest'altra parte abbiamo il sionismo. Abbiamo il male, perché sono il male, che riescono a continuare il loro percorso grazie alla manipolazione. La manipolazione che nell'ultimo film di Scorsese è capillare all'interno di un gioco ristretto, ed è, la parola stessa lo dice, sono in una riserva dove i nativi americani sono soggiogati e non si rendono neanche conto di cosa succede. La manipolazione da parte del sionismo e delle loro ideologie disumane, e abiette e ferocemente assassine possono accadere proprio in ragione di questo. Niente, si rifletta. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore.